Grazie Presidente. Parliamo di una proposta che, come detto inizialmente, abbiamo iniziato ad affrontare in Commissione il 7 settembre del 2016. E è stato oggetto di un ampio, ampissimo approfondimento, dibattiti, assemblee pubbliche e ho qui riassunto alcune tappe di questo percorso partecipato, come credo non mai in passato, e ne cito soltanto alcune. Quindi il 30 settembre c'è stata una commissione per trattare i criteri di valutazione delle offerte da inserire nel nuovo regolamento, 30 settembre del 2016, ripeto. Poi una prima bozza di regolamento è stata trasmessa a gennaio a tutte le associazioni, a tutti i municipi, a CONI Lazio, sulla quale abbiamo ricevuto delle prime proposte di linee guida per l'adozione ad esempio dei bandi tipo da adottare per l'affidamento nelle palestre scolastiche a marzo del 2017. Poi a luglio del 2017 è stato siglato il protocollo d'intesa fra Roma Capitale, MIUR, Ufficio Scolastico Regionale e CONI Lazio. Successivamente c'è stata una commissione sempre ancora nel settembre 2017, con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro per giungere alla stesura del testo per il nuovo regolamento e sono seguiti degli incontri di tavoli tecnici nel mese di ottobre, novembre e dicembre 2017. Il 29 novembre 2017 è stato depositato il testo presso il segretariato, il primo testo che è stato illustrato e discusso in un'assemblea pubblica molto partecipata l'8 gennaio del 2018, in occasione della quale effettivamente sono emersi ulteriori aspetti da approfondire, integrare e questo è proprio il contenuto dell'emendamento al quale si accennava in precedenza. Sì, è vero, rispetto alla proposta depositata a fine novembre c'è un emendamento che va a cambiare in maniera significativa quel testo. Quell'emendamento è proprio frutto di un processo partecipato, però, quindi è vero l'esatto opposto, ovvero la proposta da noi depositata è stata modificata proprio seguendo le indicazioni che ci sono pervenute dai territori, dalle associazioni, dai municipi e ancora una volta dal tavolo istituzionale coordinato da CONI Lazio al quale partecipa il MIUR regionale. Non a caso c'è stata un'ulteriore assemblea pubblica il 7 marzo di quest'anno che ha avuto un esito molto diverso rispetto a quella di gennaio e infatti le nostre proposte di modifica sono state apprezzate e non a caso appunto che oggi avremmo discusso questo provvedimento. Lo sanno in sostanza tutti, quindi non è una sorpresa e non, ecco, non vedo, non sento proteste, non vedo, quello che solitamente in alcuni casi avviene qui, ovvero nuove regole vengono criticate. In questo caso no, in questo caso c'è stata una grande partecipazione e c'è attesa verso questo aggiornamento del regolamento che attende da 15 anni di essere aggiornato. Quindi lo facciamo noi, ci assumiamo ancora una volta l'onere di aggiornare le regole di questo comune e in particolare mi soffermo sui due principali aspetti che andremo a disciplinare, che sono naturalmente come si inserisce il nuovo codice dei contratti e tutte le circolari interpretative dell'ANAC che ne sono conseguite, che è stato appunto l'argomento dell'assemblea che abbiamo discusso nell'assemblea pubblica alla quale purtroppo non ho visto altri consiglieri partecipare. Questo sì che mi dispiace, perché qui parliamo di c'è tanta voglia di contribuire. Io questa voglia sinceramente non l'ho vista. E se qualcuno avesse avuto il piacere di partecipare avrebbe capito appunto che le questioni importanti sono che l'anno scorso ci sono stati in sette municipi sette bandi diversi e naturalmente questo non è possibile, la città è una, i centri sportivi municipali sono gli stessi e
e quindi non è giusto, non è corretto che vengano poi utilizzati criteri diversi in municipi diversi. La seconda richiesta è stata quella, per quanto riguarda i criteri di valutazione da applicare, di reinserire il peso di esperienza e di territorialità, che invece appunto l'introduzione del nuovo codice dei contratti in qualche caso ha creato dei dubbi interpretativi. Ringrazio a tal proposito l'avvocatura e il segretariato che con una serie di pareri che ho ricevuto tra dicembre, gennaio e febbraio hanno chiarito anche questi aspetti e quindi finalmente con questa proposta daremo la possibilità ai municipi anche di applicare questi giustissimi criteri che in assenza di un regolamento aggiornato l'anno scorso appunto qualcuno ha avuto difficoltà ad inserire all'interno dei bandi. Il secondo aspetto importante, che è quello che abbiamo cominciato a trattare con il protocollo d'intesa, riguarda il rapporto tra le scuole e il Comune di Roma, perché con l'autonomia scolastica di fatto questo regolamento, se non andiamo a chiarire i rapporti con le istituzioni scolastiche, potrebbe essere del tutto inutile, perché quello che sta accadendo in questi anni è che gli istituti scolastici sempre meno mettono a disposizione le palestre scolastiche dei municipi, perché le attività che si svolgono all'interno delle palestre scolastiche che vengono inserite nella programmazione delle attività svolte dalla scuola. Quindi rischieremmo di avere paradossalmente, senza curare questo aspetto, un regolamento da applicarsi a niente, perché le fasce orarie disponibili da mettere a disposizione dei cittadini e delle associazioni per svolgere attività sportive non ci sarebbero più. Quindi grazie a questo regolamento introduciamo l'osservatorio sportivo scolastico, distinto in tre livelli, capitolino, municipale ed istituto, che sarà un contenitore, un momento di confronto e di incontro tra comune e scuole proprio per condividere la programmazione delle attività da svolgersi presso queste strutture e quindi non evitare quello che, ripeto, purtroppo è molto grave, sta accadendo, ovvero che alcuni municipi non hanno a disposizione o hanno poche palestre a disposizione per le attività da svolgersi presso i centri sportivi municipali. I municipi che sono in attesa di questo regolamento per pubblicare i bandi per l'assegnazione delle palestre per la prossima stagione sono 6. Primo, secondo, quarto, settimo, dodicesimo, quindicesimo, se non ne ricordo nessuno, se non ne dimentico qualcuno, quindi parliamo di più di 100 palestre da assegnare. Vogliamo dare a questi municipi uno strumento finalmente aggiornato che eviti i ritardi, i problemi che purtroppo in alcuni casi si sono incontrati l'anno scorso. Quindi siamo pronti a consegnarlo alla città, ringrazio l'assessore Frongia, ringrazio tutto lo staff della commissione, dell'assessorato, gli uffici che in questi mesi intensamente abbiamo tenuto una marcia serrata, perché appunto a gennaio avevamo ancora grandi difficoltà, grandi dubbi interpretativi, siamo riusciti a scioglierli. Siamo molto contenti e quindi ci apprestiamo ad approvare questo regolamento. Grazie.